Siamo qui nel post partita di Fossano Ligorna con il mister del Ligorna. Buongiorno mister, le chiedo semplicemente un suo commento dopo la vittoria esterna contro il Fossano. Una bella vittoria, primo tempo molto equilibrato, poi nel secondo tempo siete riusciti insomma a incanalarla verso i 3 punti. Ma buongiorno a voi. Sì, secondo me è di esamina giusta, forse un pochino più noi sul palleggio, l'avversario un po' più a ripartire. Ci hanno creato dei problemi con questa palla diretta che calciavano da dietro sugli attaccanti, abbiamo preso un po' di contromisure, ma i ragazzi sono stati bravi. Su un campo secondo me è molto difficile. Noi abbiamo visto che questa è una squadra vera, che aveva vinto col Chieri in inferiorità numerica, l'ha dimostrato, che sono dei ragazzi molto giovani, ma secondo me qua non sarà facile per nessuno fare punti. E devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una partita di grande spessore, ma io me l'aspettavo perché c'era già la voglia di riscatto dopo quel mezzo passo falso in Coppa Italia e abbiamo cominciato, secondo me, a vincere la partita quel giorno lì, perché ho dei ragazzi a disposizione, dei ragazzi molto intelligenti, ragazzi di grande qualità, soprattutto morale, che hanno dei grandissimi margini di miglioramento. Sono molto molto soddisfatto. Se fosse entrato magari quel rigore nel finale del Fossano, magari sarebbe stato un finale magari un po' più vivace, ecco, No, mettiamola così. vero, vero, però avevamo avuto altre palle gol con la Cinicione solo davanti al portiere, avevamo avuto. Credo che la vittoria sia meritata, però è vero che se entrava a rigore ci sarebbe stato un finale molto movimentato, ma noi avevamo un grande portiere che in allenamento Caprisco, che in allenamento un pararigori, quindi non eravamo così disperati. Pensavamo che potesse prenderlo, ci è riuscito e diciamo che ci ha fatto vincere in maniera più tranquilla negli ultimi minuti. Grazie, mister. Grazie a voi.